deve forse anche al weekend piovoso la straordinaria affluenza di persone alla 53esima edizione di Expo Casa, più di 10.000 biglietti staccati nella giornata di apertura, ingresso gratuito, ma anche domenica sono stati moltissimi gli ingressi. Coppie giovani e meno giovani, bambini e anche diversi amici a quattro zampe hanno riempito l'ex struttura olimpica dell'Oval. Varcata la soglia del mezzo secolo, Expo Casa, che ha seguito l'evoluzione dello stile e del modo di abitare, si conferma il salone di riferimento per l'arredo di tutto il nord Italia. Tutti gli anni, anche solo per curiosità, passo per vedere un po' quelle che sono, diciamo, le ultime novità sul settore dell'arredamento. Molto bello, devo dire che è molto ben organizzato. No, non è la prima volta. Di solito venivo anche gli altri anni e per il lavoro che faccio, quindi mi può servire. Noi siamo appena entrati, perciò no. È la prima volta che venite? La prima volta. Sto iniziando a guardarlo. È la prima volta che vengo. Davvero, ci sono cose spettacolari. Per chi ha bisogno di ristrutturare, di arredare, secondo me qui si vede proprio tutto insieme, è notevole, bellissimo. Quello che ho visto è che ci sono molte cose che sono legate al legno, ad esempio ho visto delle strutture anche di mobili molto semplici, meno, diciamo, elaborati rispetto al passato. Poi ci sono delle cose che estremamente dalla parte opposta del lusso. Fino al 6 marzo i visitatori potranno scaricare un coupon sconto di 3 euro dal sito www.expocasa.it. Un'attenzione particolare per chi ritorna più volte durante la settimana per mettere a punto il proprio progetto.